Mi trovo nella stanza che era stata all'inizio di Paolo Borsellino e poi quando il collega si trasferì a sua domanda alla Prima Repubblica di Marsala con l'incarico di procuratore, l'ho occupata io. Entrare in questa stanza, trovarmi qua, suscita in me ricordi, da un lato dolorosi perché Paolo non c'è più, ma dall'altro lato positivi perché ho avuto quindi l'onore, il grande privilegio di poter lavorare nelle stanze di Paolo Borsellino e di Giovanni Falcone, due mostri sacri, due persone che hanno onorato questa nostra terra. Il mio ricordo particolare è come ho conosciuto il dottore Borsellino. L'ho conosciuto in una lettica dell'ospedale, fu dopo la strage, consigliere Chinnici, dopo essere operato. Lui mi venne a trovare in ospedale. Lui, per farmi coraggio, fece fermare l'infermiere. E non si è accorto, magari non capì perché io ero a torso nudo e perché quell'esplosione mi aveva fatto gonfiare lo spostamento d'aria, mi aveva fatto gonfiare i polmoni, quindi l'avevo molto indolenziti, non potevo respirare. Lui, non sapendolo, per farmi coraggio, con la sua mano sul petto e mi fa coraggio, ma in realtà in quel momento gridai come un ossesso perché mi fece tanto male. Paolo era un uomo di un grande carisma, di una fede cristiana incrollabile, molto amante della vita e della famiglia. E poi era caratterizzato da questa sicilianità come espressione di vicinanza alla terra che gli aveva dato i natali. Era come un padre, perché al di là di quel discorso che mi ha fatto sentire quel dolore, lui se l'è portato dietro per tanto tempo, quindi in un certo qual modo mi voleva ripagare per quello che mi aveva fatto sentire. E faceva di tutto per coinvolgermi, anche conoscere la sua famiglia. E un giorno prese un foglio di usobollo, ne strappò un pezzo, ancora lo tengo qua, e scrisse: Borsellino, numero di telefono. E Marina Longa, dice: dottor Borsellino, che cosa devo fare? Dice: tieni, devi venire a Marina Longa, così tu conosci la mia famiglia e la mia famiglia conoscerà te. Qua ho scoperto che padre meraviglioso era il dottore Borsellino. Manfredi aveva comprato una tavola del surf e proprio quella domenica gli venne in testa di dare lezione di surf a suo padre. Noi lo guardavamo e faceva l'atletico, la prima risalita aveva una certa forza, la seconda un po' di meno, la terza, la quarta, la ventesima non ce la faceva più, ma sorrideva sempre perché doveva fare il padre di famiglia e doveva giocare con suo figlio. Non è diventato un esperto e cose varie, poi arrivata alla 50ª caduta, Manfredi se ne è accorto che era veramente stanco, aveva i capelli davanti agli occhi, ma sorrideva sempre. E poi finalmente si andò a riposare. Quella fu una delle più belle domeniche della mia vita. Paolo Borsellino era lesciosità, preparato, molto attento, ma questa sua imprevedibilità dava un senso particolare di vivacità quando ci incontravamo tutti assieme. Lui amava tanto scrivere a macchina ed era velocissimo e quando noi la sentivamo ticchettare quella macchina da scrivere, dicevamo in dialetto ci sono cose rumpri, cioè ci sono cose da rompere, o era un mandato di cattura o un provvedimento di rinvio a giudizio. Io mi ricordo che una volta lo aiutai per un mandato di cattura e questo mandato di cattura era composto prima contro cinque persone, poi dopo la prima stesura gliela stampai e gliela portai, mi depennò un nominativo. Disse: dottor Borsellino, questo arrestiamolo pure. Io glielo aggiungevo, lui glielo toglieva, poi venne proprio nella mia stanza, incavolato, e testualmente mi fa: Giovanni, ma come stiamo giocando? Questo non lo devo arrestare. Non funziona così, io preferisco tenere un colpevole fuori che un innocente dentro. Se lo rinvia a giudizio, le prove devono reggere anche a dibattimento, l'ufficio che figura fa? E questo mi ha dato conferma che il dottor Borsellino aveva ragione, faceva il suo lavoro veramente con scienza e coscienza. Una delle cose più tragiche è stato il giorno in cui è stato ucciso il dottore Falcone. E quel giorno io ho visto la morte anche negli occhi del dottore Borsellino, perché lui in realtà è morto anche quel 23 maggio. Aveva perso il solito sorriso ironico e poi avevo saputo anche
che teneva la distanza un po' dai suoi figli, perché si aspettava che magari poi il distacco sarebbe stato meno traumatico, ma non è così. Per lui è stata una lenta agonia. Io certe volte lo vedevi uscire da un ufficio all'altro, pensieroso, e chissà, magari pensava: mi uccideranno fra poco, mi uccideranno assieme ai miei figli e cose varie. Al dottore Falcone non l'ho visto morto, poi il dottore Borsellino l'ho visto in via da Medio. Ancora c'era la macchina di Vullo che la stavano spegnendo. Non me la sono sentita più e me ne sono andato. E la prima cosa che ho detto, onestamente ho detto, finalmente ha finito di soffrire il dottore Borsellino. Dopo le stragi del 92, bisogna dire che nulla è stato come prima. Quel lavoro non è andato perso, perché non si è tornato indietro. La gente ha compreso che non è possibile rimanere più fermi in mezzo al guado. L'unica posizione che si può assumere è quella di Rocco Chinnici, di Antonio Caponnetto, di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino e tutti quegli altri che hanno collaborato in quella meravigliosa stagione che amo definire la primavera giudiziaria palermitana.